sarà un evento che richiamerà migliaia di persone, oltre 40.000 spettatori, e ogni aspetto che riguarda la sicurezza, la viabilità e i parcheggi è passato sotto la lente d'ingrandimento di tutti gli enti preposti, che oggi hanno dato il via libera definitivo all'allestimento sulla spiaggia di Vasto dell'area che ospiterà il Jova Beach Party in programma il 19 e il 20 agosto. L'ok definitivo è arrivato dal tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Chieti, presieduto dal prefetto Armando Forgione. Ieri via libera della Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, che ha deciso che il palco sarà posizionato a nord verso sud, come previsto nel piano della società che organizza il tour di Jovanotti. All'incontro odierno erano presenti rappresentanti dei comuni di Vasto, Chieti e San Salvo, della provincia di Chieti, delle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, polstrada, guardia costiera, i dirigenti di ANAS, di Trenitalia, di TUA, della AS Lanciano Vasto Chieti e i collaboratori di Lorenzo Cherubini. Sentiamo il sindaco di Vasto e presidente dell'amministrazione provinciale di Chieti, Francesco Menna. La squadra che lavora per la sicurezza, per il concerto, per l'evento, per la bellezza. Una grande squadra che vede istituzioni, rappresentanti dello Stato, Sua Eccellenza il prefetto, persone insomma che con grande forza, grande passione, grande professionalità, operosità stanno facendo un grandissimo, eccezionale lavoro per realizzare uno degli eventi più belli per la nostra regione e per la città di Vasto. Vasto è bellissima, Jovanotti la renderà ancora più bella, venite assolutamente, venite per approfittare, per vedere la città che è bandiera gialla, blu e verde, la città del turismo gastronomico, degli eventi, ambientale, della cultura, la città insomma che offre tanto e che si definisce città del benessere per chi ci vive e per chi ci viene.